Ciao a tutti tennisti e tenniste, ben ritrovati in un nuovo video. Oggi andremo ad analizzare un'ora di palleggio più un piccolo tiebreak che ho fatto con Filippo giovedì sera. Allora, cosa vi devo dire? In realtà niente di nuovo, se non che, come poi vi dirò nell'analisi della mia ora di palleggio, ho cercato di cambiare qualcosa nel mio dritto. Ho detto, siccome è il mio colpo più forte e comunque è già abbastanza incisivo, perché non provare a renderlo ancora più incisivo e ancora più pericoloso? E quindi cosa ho fatto? Ho studiato un attimo i dritti dei giocatori pro, dei professionisti del tour. Ho notato che quasi tutti tengono la mano non dominante col braccio disteso, decontratto, in modo da sfruttare bene la rotazione del collo per creare velocità. E dopo, infatti, come vedrete nel video, mi sono concentrato molto su questo. Mi sono focalizzato sul tenere il braccio ben disteso, così, mano decontratta, e provare ad andare più veloce possibile dentro la palla. I risultati li vedrete nell'analisi del video. Ragazzi, io vi chiedo di iscrivervi, di lasciare un like, di attivare la campanellina delle notifiche, in modo da non perdervi nessun video. Sono felice di annunciarvi che ho creato la pagina Instagram di A Tennis Story. Quindi, link qui in descrizione, vi metterò anche in sovraimpressione il nome della pagina, quindi andate a seguirmi lì. Perché vi dico di seguirvi in questa pagina? Perché ci saranno dei contenuti che su YouTube non compaiono, quindi magari certi punti, certi shorts, certe analisi tecniche qui su YouTube non compaiono, quindi andate a seguirmi lì se volete godervi appieno l'esperienza del mio canale. Che dire, ragazzi, io vi lascio all'analisi e ci vediamo alla fine per le considerazioni finali. Ciao! Partiamo con il commento. Allora, vediamo qui subito il primo scambio dove stiamo cercando di muovere la palla il più possibile. Qui gioco un bel back difensivo. Filippo mi chiama a rete, in allungo provo un salvataggio un po' difficile e poi Filippo chiude con la volée di dritto. Siamo al secondo scambio. Come vi ho detto prima, stavo cercando di concentrarmi sul distendere bene la mano sinistra, tenerla decontratta e poi stare rilassato per colpire la palla più forte. Tante volte io in precedenza tentavo, anzi, quasi per sbaglio, senza rendermene conto, tenevo la mano sinistra molto vicina al corpo e questo tante volte mi faceva prendere la palla troppo vicina e quindi perdevo potenza e perdevo controllo. Quindi ho provato, qui intanto gran bel rovescio lungo linea, ho provato a, come dire, a colpire un po' alla Rune, Alcaraz, tenendo la mano sinistra ben distesa, ben decontratta e sfruttare tutta la potenza del corpo. Qui comando benissimo il punto con il rovescio incrociato, attacco con il dritto inside in e chiudo con lo smash violento della serie, se non si tira forte non ci si diverte. Andiamo avanti. Qui Filippo tenta di farmi giocare delle palle difficili, basse da controllare, io riesco a uscirmene bene con questo, neanche una palla corta, questo back corto. Fortuna su questa superficie la palla rimbalza poco, quindi quando si gioca un back così corto è difficile. Qui, vabbè, parte il momento Kyrgios. E qui per fortuna Filippo tira fuori veramente di un pelo, ma poi stesso in partita probabilmente sarei impazzito se avessi perso un butto del genere, però vabbè. Qui gran back, che rimane molto molto basso, a filo rete. Gioco un rovescio incrociato, provando a costruire, spingo di dritto e poi slap forehand, come dicono i miei amici americani. Chiudo gli occhi, tiro a tutto braccio e esce un gran colpo, per fortuna. Sta palla avrebbe potuto finire sulla luna, ma per fortuna non c'è finita. Qui gioco il back in modo da controllare la palla, spingo di dritto, vengo avanti spingendo ancora e niente, ragazzi. Qui si sbaglia la volée stoppata, un po' di superficialità, più questo colpo avrei potuto sicuramente fare di meglio. Qui Filippo mi sposta, riesco a giocare un gran dritto incrociato e poi vabbè, ragazzi, qui siamo
all'apoteosi, vincente di rovescio a due mani, penso che no, non mi riusciva da quando avevo 12 anni questo colpo. E incredibilmente è successo in video, sono felicissimo di averlo registrato perché dovremmo aspettare la prossima cometa di Halley per vedere una roba del genere. Qui sposto bene Filippo di rovescio, qui ha iniziato il tiebreak, quindi siamo 1-0 per me. Secondo punto. Ancora provare a costruire il punto sulla diagonale di rovescio, spingo bene di dritto e poi vabbè, non ho capito come questa palla sia passata, ma è passata. Uno pari. Qui comando bene il gioco, cerco di spostarlo, spingo forte, il nastro mi aiuta, pugnetto, camon e via. 2-1 mio. Qua è sempre in fase di costruzione, Filippo prova a spingere sul mio rovescio con queste palle molto cariche che a me danno molto fastidio. Arrivo in allungo, gioco un buon back, lui per fortuna sbaglia una volée relativamente facile, soprattutto per le sue doti nel gioco di rete. E quindi andiamo 3-1 per me. Ancora lui a comandare su quel fronte, io arrivo in recupero, qui è una palla molto facile da chiudere. 3-2. Sesto punto di questo tiebreak. Vedete come di dritto provo a tenere la mano sinistra ben distesa, a puntare la palla. Qui spingo di dritto in modo da costruire. Becco un po' interlocutorio per vedere cosa succede, poi spingo fortissimo di dritto, entra, riga piena, 4-2 mio. Alziamo un po' la traiettoria in modo da non incappare in errori stupidi a rete. Qui la palla era andata fuori, ma abbiamo deciso di giocare lo stesso. Arrivo in allungo col back. Filippo gioca molto profondo, qui parte il momento di pazzia. Vabbè, sostanzialmente siamo andati 5-2 mio perché questo punto l'aveva perso, abbiamo fatto in modo che lo contassimo come punto perso. Ancora a rete Filippo che sbaglia, quindi 6-2. Spero di stare dicendo giusti i punteggi perché insomma, la matematica non è il mio forte. 6-2 mio. Arrivo in allungo e sbaglio questo back un po' così. 6-3. Questo era un tiebreak al 10, Filippo spinge sul mio rovescio, gioco un rovescio lungolino profondo per tenerlo lontano, spingo ancora di dritto. Qui parte un momento di pazzia dove gioco il rovescio due mani, non so come mai, non chiedetemelo. E sbaglio qui. E andiamo 6-4. Occhio perché nel tennis non è mai detta l'ultima parola. Quindi 6-4 mio, ancora spingere di rovescio e sbaglio di nuovo. 6-5, sempre troppo alto con le gambe. Non sono andato abbastanza avanti e quindi la palla mi ha superato. Qui spingo bene di dritto, vengo avanti e qui una gran perla, una gran volée stoppata, una grandissima volée stoppata e andiamo 7-5 mio, alza la traiettoria di rovescio, lui alza ancora la traiettoria sul mio rovescio, infatti io sbaglio, queste palle qui con un rovescio in mano sono molto difficili da gestire, 7-6. Qui provo a giocarmela di dritto, Filippo spinge bene lungolinea. Arrivo, gioco un buon rovescio, palla corta, ci arrivo e fuori. Per fortuna perché non l'avrei mai presa. 8-5. Spinge lungolinea Filippo, provo a giocare questo back per tenermi basso con le gambe, spingo fuori. 8-6. In questi casi bisogna avere fretta, bisogna essere lucidi e giocare con calma, anche se il punteggio ti direbbe di spingere a tutta. Ma non è la soluzione migliore. Allora, cosa possiamo dire? Molto bene, di dritto ho giocato veramente molto bene, sono felicissimo di questa cosa. Penso di star migliorando sotto molti aspetti, quello fisico in primis, perché adesso ultimamente quando giochiamo un'ora, un'ora e mezza non mi sento affaticato, invece all'inizio di questo percorso giocare un'ora era dura per me, arrivavo alla fine che avevo l'acido lattico, mi faceva soffrire. Mentre adesso devo dire che un'ora la reggo molto facilmente, non sento fatica, non sento dolori. Ogni tanto la spalla il giorno dopo la sento un po' infiammata, però ci sta, non sono abituato ancora del tutto a giocare a certi ritmi. Per il resto sono contento perché di rovescio sto giocando bene. Soffro ancora un po' le palle alte, le palle cariche, ma con rovescio una mano è inevitabile. Chi non soffre quel tipo di palle lì, con rovescio una mano, quindi ci sta. A rete sto migliorando, devo dire che
dovrei andare un po' di più a rete. Seguendo la concezione del mio gioco, io dovrei spingere di dritto e andare a prendermi il punto a rete. Ogni tanto sono ancora un po' timido e quindi tendo a tirare un po' indietro in tutti i sensi. Quindi dovrei seguire un po' di più a rete. Ma sono aspetti del gioco che si possono assolutamente migliorare con il tempo. Ragazzi, il video finisce qui. Vi rinnovo la richiesta di seguirmi, di lasciare un like, di commentare come secondo voi sto procedendo con questo percorso. Andate a seguirmi su Instagram e su TikTok, sulla nuova pagina di Attenni Story. E niente, tenniste e tenniste, ci vediamo nel prossimo video. Buon tennis a tutti. Ciao!